Saranno firmate da qui a qualche giorno 85 convenzioni che destineranno ai comuni un anticipo di 7 milioni di euro. È quanto annunciato dall'assessore al bilancio della Regione Calabria Giacomo Mancini. Anticipo dunque per il 20% delle somme ammesse ai finanziamenti per progetti legati a PISL, qualità della vita, bisogni di eccellenza, sistemi turistici, sistemi produttivi e contrasto allo spopolamento. 26 di questi comuni fanno parte della provincia di Cosenza, 17 del Regino, 17 della provincia di Catanzaro, 11 a quella di Vibo e 14 alla provincia di Crotone. I PISL ritengo rappresentino una storia di successo dell'amministrazione regionale in Calabria. Al momento del nostro insediamento abbiamo sbloccato una procedura che nella sua complessità vale circa 406 milioni di euro. Abbiamo chiesto al territorio di puntare sulle progettualità che ritenevano essere più importanti. Siamo seduti a lavorare insieme ai comuni e agli enti beneficiari. Quel lavoro ha portato tutta una serie di risultati, come la sottoscrizione degli accordi di programmazione negoziata. Adesso siamo arrivati all'ultima fase, che è quella della liquidazione delle risorse. Si procederà dunque alla convocazione dei sindaci per la firma degli accordi che imprimeranno un sigillo all'applicazione di uno strumento quale i PISL, che si rivela ormai da tempo efficace e di successo. Al momento siamo molto orgogliosi del lavoro importante che è stato fatto, un lavoro di squadra, partito dalla regione ma condiviso anche e soprattutto dai comuni e dagli enti territoriali. Però non ci culliamo sugli allori, ma lavoriamo con determinazione per quelle opere e quei servizi che ci auguriamo possano cambiare in meglio il volto della Calabria.